Arrivano ben 23 Daspo Willy firmati dal questore Enrico De Simone nei confronti di altrettanti giovani indagati a vario titolo per spaccio di stupefacenti, lesioni aggravate, risse, estorsioni e stalking anche nei confronti di minorenni. Un provvedimento che arriva qualche giorno dall'operazione congiunta di Polizia Carabinieri diretta dal Procuratore della Repubblica per i minori. Il questore De Simone ha spiegato che queste persone hanno una certa pericolosità sociale e per questo il provvedimento tempestivo serve a far sì che le loro condotte non vengano ripetute. Un'attività investigativa che ha avuto come spunto episodi di violenza commessi in centro storico durante l'ultimo anno, con baby gang che hanno terrorizzato la popolazione. Gli indagati in totale sono stati 32, 13 sottoposti a misure cautelari. Grazie al lavoro della divisione anticrimine della dottoressa Angeloni, sono stati ora emessi dei DASPO, della durata che varia da un massimo di 36 mesi ad un minimo di 18. Questi giovani non potranno avvicinarsi a una serie di locali in centro, ben 62 in alcuni casi, e neanche ai plessi scolastici, 7, dove sono stati accertati degli episodi. Questo anche per consentire il ritorno alla normalità degli attività commerciali dei cittadini. Noi continueremo come abbiamo fatto fino adesso, anche perché i risultati sono stati positivi. Il dispositivo che è stato deciso nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica presieduta dal prefetto Cinzia Torraco vede partecipare tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, e continuerà così, anche perché la presenza sul territorio è fondamentale per rilevare anche i minimi segnali di disagio giovanile e soprattutto i minimi segnali di chi viene fatto oggetto di determinate azioni, che è pregato di segnalare immediatamente quello che sta succedendo. Un'interdizione che in pratica li esclude da quasi tutto il centro storico. Sì, diciamo che riguarda, addirittura siamo arrivati in alcuni casi 62 locali la cui frequentazione è stata interdetta, si parla di pizzerie, si parla di birrerie, pub, anche qualche locale in cui vengono consumati dei pasti, e riguarda soprattutto le vicinanze di 7 istituti scolastici, perché la norma parla proprio di questi specifici luoghi, proprio per evitare che vengono reiterati reati in materia di stupefacenti contro il patrimonio e contro la persona. In mezzo a queste 23 persone ci sono anche giovani che non erano stati colpiti da provvedimenti giudiziari, ma ritenuti comunque pericolosi per l'ordine pubblico e che hanno avuto dunque il DASPO. I luoghi interdetti sono numerosissimi. La violazione prevede reclusione e multa, e per cui ci sarà anche un'attenta vigilanza. Il controllo del territorio rimane essenziale e sarà pure incrementato.